Ciao a tutti, come promesso e come avevate già visto nel mio ultimo video di cosa mangio in un giorno al mare, oggi realizzeremo assieme le deliziose coppette di torta mousse cremino al cioccolato e panna, un dolce perfetto per questo periodo poiché è senza cottura, facilissimo da fare e senza colla di pesce, pochissimi ingredienti per un effetto finale da wow, così come vi dirà il mio babbo a fine video durante la prova assaggio. Immancabile. Inizieremo subito a tritare i biscotti fino a ridurli a farina. Io questa operazione la faccio con il Bimby, ma voi la potrete tranquillamente fare con un qualsiasi tritatutto. Li trasferiremo all'interno di una ciotola, aggiungiamo poi la farina di cocco, mescoliamo bene e poi aggiungeremo anche il burro fuso, che dovremo sciogliere o a bagnomaria o nel microonde e continuiamo a mescolare. Ora prendiamo 4 o 5 coppette e versiamo 2-3 cucchiai del composto appena preparato. Pigiamo bene con il dorso del cucchiaio per creare delle basi uniformi e poi trasferiremo il tutto all'interno del frigo nel mentre che prepariamo il resto. Iniziamo quindi a preparare la crema bianca, sciogliamo il cioccolato bianco all'interno del microonde, mescolando ogni 30 secondi, in modo tale da farlo sciogliere tutto perfettamente, oppure a bagnomaria. Sopra il cioccolato fuso versiamo 100 ml di panna fresca, mescoliamo energicamente e mettiamo da una parte. La restante panna invece la versiamo in un'altra ciotola e la monteremo con un cucchiaino raso di zucchero. Dopodiché uniremo i due composti mescolando con una spatolina delicatamente per non smontare la panna e poco per volta, così come vi sto mostrando in video. Una volta aver amalgamato il tutto per bene, riprendiamo le coppette e all'interno di ognuna verseremo 3 cucchiai circa del composto, livellandolo. E su ogni coppetta poi verseremo un po' di biscotti sbriciolati avanzati dalla base preparata precedentemente. Trasferiamo il tutto nuovamente all'interno del frigorifero e nel frattempo faremo la stessa identica cosa con il cioccolato fondente, come vi sto mostrando in video. E quindi ora ovviamente prepareremo la crema scura, chiamiamola così. Una volta pronta la verseremo all'interno delle coppette, livellando sempre bene il tutto con il dorso del cucchiaio e poi procederemo con la decorazione finale, versando un po' di cocco râpé sopra, granella di nocciole al centro e una coppetta l'ho voluta decorare anche con biscotti pan di stelle e palline colorate. Ma libero spazio alla vostra fantasia, potrete scegliere le decorazioni che più vi piacciono. E ora via in frigo per 1 o 2 ore. Ed ecco le prontissime, ma guardate quanto sono carine, cremosissime, fresche come un gelato e super buone. Ma parola di babbo che fra poco assaggerà. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e provatele perché sono eccezionali. Vi abbraccio forte e vi rimando i prossimi video. Ciao! Buonasera amici di YouTube. Allora, io stasera sono entrato in cucina per prepararmi la cena, il piatto. Se no che
entrato, ho visto una torta a mousse e allora ho detto: questo è il momento, è fatta apposta per me per assaggiarla. Mi sto avvicinando alle persone piano piano e adesso me la assaggio. Quando mai babbo si tira indietro e dice assaggio. Prima di cena, va bene. Va bene, non fa niente, vuol dire che per a cena mangerò meno. Subito la prova assaggio, babbo. Come le ho fatte, babbo, queste coppette di torta mousse? Buonissime. Ti piacciono? Sapore di cioccolato. Babbo va a nozze. Vedete? Sì. Buonissimo. E poi è morbida, morbida, vero babbo? Guarda che spettacolo. Non voglio far vedere bene l'interno com'è. Sì. Si vede bene. È una mousse. Una mousse, sì. Sei contento? Sono contentissimo. È tipo un gelato. Esatto, sì babbo, sì. Perché sono coppette che vanno tenute nel frigo. Sì, per rimanere fresca. Sì. Vedo che la stai mangiando con gusto. È un cocktail bello, buono che... che soddisfa. È una bella è un merendina oppure una bella colazione? Sì. Tu l'hai mangiato prima di cena? Prima di cena, però... Non hai resistito, vero babbo? Di la verità. No, infatti, io lo sapete, per i dolci vado matto. Vuol dire, mangerò qualcosa, qualche cosettina, una frutta. Una frutta per cena, perché tanto adesso sono soddisfatto, non ce la faccio più. Allora, la consigli questa torta mousse agli amici di YouTube? La consiglio al 100%. Ah, sono contenta, babbo. Sì, ci vedremo presto e in altre occasioni, o per video assaggi, o per quello che capita. Certo, l'importante è vederci spesso. Assolutamente. Così ci darete i vostri pareri e le vostre opinioni, che ci fanno molto molto piacere. Giusto, bravo babbo. Buona giornata a tutti voi. Buona giornata a tutti quanti. A presto. A presto, ciao.